Ok, prova a raccontarci qualcosa, quello che vuoi, che tempo c'è lì. Che ore sono? Allora, Quello lì? sono quasi mezzogiorno 25. Ok, ho fatto conto. e sono a sud della California, Pasadena, che è praticamente Los Angeles. E questo ufficio è alla NASA, al Jet Propulsion Laboratory, dove sono in visita. Ottimo, sì, direi di sì. Bene, siamo quindi già live. Ok. Ok, siamo già live su YouTube, intanto aspettiamo che si riempia la sala. Quindi direi che le prove tecniche hanno funzionato. Ottimo, grazie tanto, complimenti. Aspettiamo un po' e poi ti avverto quando possiamo partire. Ok, grazie. A dopo. A dopo.
Buonasera, ben ritrovati. Siamo all'ultimo appuntamento di questo ciclo di conferenze per celebrare Torquato Taramelli. Abbiamo parlato a lungo di geologia, di come Torquato Taramelli abbia segnato un po' il passo per la geologia moderna. Oggi facciamo un passo in avanti, guardiamo il presente, guardiamo il futuro. Andiamo, grazie al professor Simone D'Amico della Stanford University, a conoscere le tecniche più moderne di osservazione della Terra dallo spazio. Ci accompagna in questa serata il professor Andrea Tiengo dello IUS, e vi ricordo che il ciclo di conferenze per le celebrazioni taramelliane è stato organizzato dal Collegio Pizieri, e Torquato Taramelli era un alunno di questo collegio, dalla Scuola Superiore IUS e l'Università di Pavia, in particolare dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, in collaborazione con l'Istituto Taramelli Foscolo. Sono molto contenta stasera di vedere qualcuno dei studenti del Taramelli. Quindi lascio la parola ad Andrea Tiengo per presentarci bene il nostro ospite. Non so se quello funziona bene, perché era tutto un accelerato. Allora, leggo per due secondi la mascherina. Allora, buonasera a tutti. Io presenterò molto brevemente il nostro speaker di stasera, perché ha una carriera piuttosto lunga e ricca e non mi voglio soffermare su tutti questi aspetti, altrimenti gli portiamo via la giornata, che per lui è ancora molto lunga perché, come molti di voi sapranno, è collegato dalla California, quindi per lui è mezzogiorno adesso. Allora, Simone D'Amico è professore associato di aeronautica e astronautica alla Università di Stanford. Si è laureato in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano nel 2003 e ha conseguito il dottorato di ricerca in ingegneria aerospaziale all'Università di Delft, l'Università Tecnologica di Delft, nel 2010 nei Paesi Bassi. Dal 2003 al 2014 è stato ricercatore alla DLR, l'Agenzia Spaziale Tedesca praticamente, e ha sviluppato diverse missioni di volo in formazione e rendezvous di satelliti. Adesso i nomi non ve li sto a dire perché probabilmente non li conoscerete, ma sono missioni molto importanti. A Stanford il professor D'Amico si occupa soprattutto, la sua attività di ricerca possiamo dire che sia l'intersezione fra l'astrodinamica avanzata e la guida, la navigazione, il controllo e l'ingegneria di sistemi spaziali. Niente, io mi fermerei qui perché appunto l'elenco di missioni a cui ha partecipato, ha contribuito, è molto lungo, e poi ci racconterà lui un po' il suo lavoro. Vorrei solo sottolineare un po' la chiusura di questo ciclo di lezioni su Torquato Taramelli, che ci fa vedere una prospettiva del presente, perché c'è molto presente anche in quello che verrà detto oggi, e del futuro dell'osservazione della Terra dallo spazio. Quindi vediamo come dai lavori iniziali di Taramelli adesso si arrivi a fare ad avere una visione del nostro pianeta molto più dettagliata e molto più approfondita. Non porto via altro tempo e cedo la parola a Simone. Simone D'Amico, prego. Buonasera a tutti. Grazie tanto dell'introduzione, Andrea, e grazie dell'invito. È un vero onore dare il mio contributo alle celebrazioni taramelliane. Come introdotto, sono professore associato all'Università di Stanford e per 20 anni ho fatto ricerca e sviluppo di sistemi spaziali cosiddetti distribuiti, e specificamente sistemi di navigazione, controllo e guida autonoma satellitari. Oggi parlerò in termini divulgativi di come le tecnologie spaziali stanno rivoluzionando lo studio della Terra. La mia presentazione si articola prima di tutto nel perché studiamo la Terra, perché dallo spazio.
sul come osserviamo da remoto, sfruttando e combinando le leggi dell'astrodinamica e la fenomenologia sensoriale. Poi affronterò i limiti fondamentali delle tecnologie spaziali tradizionali e come cerchiamo di superarli. Parlerò dei risultati di due missioni spaziali che hanno prodotto i modelli più accurati esistenti della forma della Terra, di cui Taramelli andrebbe sicuramente fiero. Chiuderò parlando dei detriti spaziali e della cosiddetta sindrome di Kessler e di come la nuova branca dell'ambientalismo spaziale pianifica di raggiungere la sostenibilità di lungo termine, quindi chiudendo il cerchio con la sostenibilità dello sviluppo terrestre. Lo studio della Terra è originariamente motivato da bisogni pratici di vita quotidiana, legati alla determinazione della propria posizione, dello spostamento, navigazione, e di come tenere traccia del tempo. Abbiamo bisogno di un modello della forma della Terra e del un modello del suo moto rotazionale, cioè attorno all'asse istantaneo di rotazione, e traslazionale, cioè il moto del centro di massa della Terra attorno al Sole. Questo per definire scale spaziali e temporali accurate. A scopo esemplificativo, qui mostro, vedete il mio puntatore, esempi di sistemi di riferimento e scale temporali che sono costruiti grazie allo studio della forma e del movimento della Terra. I più antichi trattati scientifici sullo studio della Terra si occupano della composizione e struttura. Basti pensare ai primi trattati di mineralogia dall'antica Grecia alla Cina. Aristotele si spinse oltre nel supporre che la posizione di suolo e mare fosse di natura ciclica, che ci fosse uno scambio periodico e che presupponesse questo qualche ordine naturale. Oggi sappiamo bene che la Terra è un sistema altamente interconnesso, complesso, dinamico. Come tenta di descrivere questa illustrazione del programma di scienze della Terra della NASA. Sistema dinamico nel suo complesso risulta da un bilancio di ingressi e di uscite, ingressi quali dal Sole, dallo spazio, e uscite quali la luce, il calore generato dalla Terra, e le relazioni tra essi, tra questi inputs and outputs, chiamate di retroazione. Un esempio principe di retroazione è la copertura di nuvole globale, per esempio, che riflette un terzo della luce proveniente dal Sole nello spazio, producendo il cosiddetto fenomeno di albedo. Quindi questo è un sistema complesso, dinamico, nel quale non solo viviamo, ma che influenziamo tramite meccanismi di retroazione. Lo studio della Terra è oggi anche e soprattutto giustificato dal capire, prevenire, mitigare disastri naturali ed eventi estremi, quali quelli di recente memoria menzionati qui a sinistra. Qui mostro devastazioni dal più mortale disastro naturale del 2021, per esempio, ad Haiti, un terremoto di magnitudine 7,2 con migliaia di morti. Mostro, per esempio, dagli incendi più distruttivi della storia della California del 2020-2021, dove vivo io, che hanno spazzato via nel giro di poche settimane una superficie più grande del Molise. Di questi giorni è la previsione di una tempesta geomagnetica di categoria 3, su una scala che arriva a un massimo di 5, col potenziale di creare blackouts di lungo termine su ampie parti della Terra. Al tempo stesso, non si può ignorare il rischio di esaurimento di risorse naturali necessarie a sostenere il progresso economico, il tenore di vita di 8 miliardi di persone a crescere. Qui riporto esempi sottolineando problemi legati alla desertificazione, carenza di acqua, per esempio in Sudafrica, carenza di acqua dolci in acquiferi, deforestazione, per esempio in Amazzonia, per estrazione di materie prime, con distruzione di habitat, compromissione dei livelli di anidride carbonica e relativo effetto serra, o estrazioni minerarie per ottenere, per esempio, metalli pesanti, con inquinamento massiccio di aria, suolo, acqua. Bene. Le Nazioni Unite, specificamente l'Ufficio per la riduzione del rischio dei disastri, ha quantificato recentemente il costo umano dei disastri e degli eventi estremi negli ultimi 20 anni e ha paragonato con i 20 anni precedenti. Qui proprio prendo la grafica da quello studio e mostro direttamente il paragone tra
il numero di eventi estremi occorsi nel ventennio 2000-2019 e quello precedente, 1980-1999. Si noti l'aumento pressoché totale tra inondazioni, tempeste, siccità, terremoti. Ora, dallo studio riporto anche il costo associato con i disastri documentati, questo in termini di morti, di popolazione coinvolta, di perdite economiche in dollari americani. Ovviamente i dati che vedete, sì, sono estremamente preoccupanti, ma non forniscono una risposta sulle cause, documentano degli effetti. Aiutano però a costruire modelli, anche se su un lasso temporale ridotto, paragonato a scale geologiche o climatiche, modelli di comportamento della Terra. Per questo quadro rappresenta una fortissima motivazione per studiare la Terra nel suo complesso e svilupparne un modello di comportamento attraverso tecnologie di monitoraggio, di previsione, mitigazione di eventi estremi. È questo che ci porta allo spazio. Prima di tutto, storicamente, una visione del nostro pianeta dallo spazio, cioè ci permette di relativizzare, cioè in modo del tutto simile ad una rivoluzione copernicana. È proprio da qui che vorrei partire sul perché dello spazio. L'accesso ad una visione globale che mostra la fragilità e unicità, sottolineo però, del pianeta Terra. Questa foto iconica chiamata il pallido punto blu, tradotto dall'inglese, fu scattata dalla sonda NASA Voyager 1 nel febbraio del 1990. Quando era ai limiti del sistema solare, mai abbiamo visto la Terra da così lontano. Qui siamo a 40 volte la distanza tra il Sole e la Terra. E mai l'abbiamo vista appesa ad un filo di luce, per usare le parole del grande astronomo e cosmologo americano Carl Sagan, che convinse la NASA a ruotare Voyager 1 per scattare questa foto senza motivi prettamente scientifici, ma per fornire una prospettiva sul posto dell'umanità, sul ruolo dell'umanità nell'universo. La faccio breve perché c'è un intero libro scritto da Carl Sagan dedicato solo a questa foto, che invito chiunque a leggere. Non è l'unica volta che l'uomo ha guardato indietro facendo, come per dire, un selfie della Terra, e non a scopo prettamente scientifico. Cioè, qui mostro foto iconiche dalla corsa spaziale durante la Guerra Fredda. A sinistra vedete la prima volta che l'uomo vide la Terra sorgere dall'orizzonte lunare. Questa Apollo 8 fu la prima missione umana attorno alla Luna. Siamo a 100 km dalla superficie. Nel dicembre del 1968, quindi questa fu la prima volta nella storia dove la Terra appare come una sfera isolata nello spazio, almeno nelle lunghezze d'onda visibili all'occhio umano. A destra vedete un'altra foto molto famosa, chiamata la biglia blu, The Blue Marble, scattata da astronauti nel dicembre del 1972, quando a bordo dell'Apollo 17, qui si chiudeva un ciclo, l'ultima missione umana sulla Luna. Qui in una cosiddetta crociera, ad una distanza dalla Terra di circa 29.000 chilometri, più o meno quella degli attuali, per intenderci, satelliti GPS di navigazione globale. Quindi mai come attraverso queste foto l'uomo ha potuto percepire un'apparente, diciamo, solitudine di un sistema composto da molteplici parti connesse tra di loro. Questo fu solo l'inizio, però. Se come notate, queste foto forniscono sì uno spaccato globale, ma statico, fermo nel tempo, attraverso una singola immagine e a bassa risoluzione. Viste le distanze astronomiche, qui per risoluzione intendo la grandezza corrispondente al dettaglio, al pixel più piccolo dell'immagine. Il perché studiamo la Terra dallo spazio non è solo dovuto all'accesso ad una visione globale, ma anche ad una visione dinamica che varia nel tempo. E vorrei darvi una percezione di questa cosa incredibile tramite due video. Il primo, ripreso dal satellite Discover della NOAA, come la NASA è per l'aerospazio, la NOAA è l'agenzia americana responsabile per le previsioni meteorologiche. Questo è un video di 4 ore ripreso nel luglio
del 2016, ad una distanza di circa 1,5 milioni di chilometri, e l'1% della distanza Sole-Terra. Il satellite qui è a un punto di equilibrio gravitazionale tra il Sole e la Terra molto speciale, chiamato punto di Lagrange o Lagrangia numero 1, L1. Dico Lagrangia perché Lagrange era di Torino, italiano. Il satellite mantiene una posizione pressoché fissa rispetto al sistema Sole-Terra. Il Sole è sempre alle spalle. Quindi può osservare il nostro pianeta nella sua globalità, col passare del tempo e con le stesse condizioni di illuminazione e anche termiche a bordo, tra l'altro. Cioè, vedremo fra poco nella presentazione come ciò sia possibile tramite l'astrodinamica. Stiamo sempre parlando di distanze incredibilmente elevate, però, qui a sinistra, che non permettono un'alta risoluzione delle immagini. La domanda è possibile ottenere una visione globale, dinamica della Terra, ma ad alta risoluzione, per riuscire a risolvere, ad osservare i processi geofisici nel dettaglio? Beh, la risposta è sì, ma c'è un prezzo da pagare se usiamo un singolo satellite. Cerco di far partire questo video. Il prezzo da pagare è un ritardo, una dilatazione temporale, come mostrato qua nel video a destra. Questa è un'illustrazione grafica dell'orbita periodica del satellite europeo METOP su un arco temporale di circa 100 ore, 65 orbite, ad una distanza dalla superficie terrestre di circa 800 km, così chiamata orbita bassa polare, e tra le più comuni utilizzate per ottenere un effetto di scannerizzazione della Terra a tutte le latitudini e di ripetizione periodica della traccia a Terra. Il periodo dell'orbita è scelto così che il giorno siderale, che è il tempo che la Terra ci mette a ruotare di 360 gradi attorno al proprio asse, è un multiplo intero del periodo orbitale. Però la domanda successiva è: ok, che tipo di risoluzione è ottenibile da circa 700-800 km di distanza dal suolo? Del resto, questa distanza è paragonabile alla distanza in linea d'aria tra Milano e Palermo. Che dettaglio riusciamo a vedere? Beh, per darvi un'idea, ho deciso di mostrare i primi video nella storia dell'uomo ad alta definizione HD, siamo 1,9 per 1 megapixel, che sono stati ripresi dallo spazio nel 2013. Faccio partire il video da un piccolo satellite commerciale chiamato SkySat 1. È il primo di una lunga serie della costellazione di questa startup spaziale, Skybox Imaging, fondata da ex studenti del mio dipartimento all'Università di Stanford. Siamo in un'orbita bassa, polare, con altitudine di circa 700 km. E notiamo due cose in particolare, molto interessanti. Uno, la risoluzione di 30 centimetri. È altissima per un piccolo satellite delle dimensioni di una lavatrice. Qua l'ho messo a fianco, c'è una foto con un essere umano a fianco. Il satellite inoltre sembra magicamente stazionario sulla verticale. In realtà il moto traslazionale, o il moto sull'orbita, è di 7,5 km al secondo, ma il moto rotazionale compensa questo moto. Faccio ripartire il video. Cioè, il moto rotazionale o d'assetto, la rotazione, l'orientamento del satellite è controllato molto precisamente, al millesimo di grado, per puntare sempre allo stesso punto. Questo per stabilizzare le immagini che vengono scaricate, poi vengono processate a terra, rettificate, per produrre questi video. Cioè, Skybox Imaging fu poi acquisita da Google pochi anni dopo e più tardi fu inglobata da Planet Labs. È un'azienda di San Francisco, vicino a dove vivo, che detiene il record per la più grande costellazione di piccoli satelliti commerciali, grandi come scatole di scarpe, per l'osservazione della Terra. Ok, abbiamo parlato della visione globale, dinamica, ad alta risoluzione, ma lo spazio offre due vantaggi importanti dal punto di vista della fenomenologia dell'osservazione. Uno, lo spazio dà accesso a nuovi segnali. Due,
dà accesso non invasivo a questi segnali. Partiamo dalla forma e dalla composizione della Terra, che sono misurabili dallo spazio grazie allo sfruttamento di campi gravitazionali e campi elettromagnetici. E questo in un ambiente dal basso livello di perturbazioni paragonato a quello terrestre. Ok, riguardo alla forma cosiddetta gravitazionale della Terra, anche chiamata il geoide, indicata dalla curva numero 5, qui su questo grafico, questa linea nera, la verticale a questa superficie è sempre allineata con il campo gravitazionale. È una superficie equipotenziale che rappresenta la distribuzione di massa della Terra, quindi di cosa è fatta. Sperimentiamo questa forma quando saltiamo, per esempio quando siamo in caduta libera. Allora proprio la sentiamo questa forma. La seconda forma di cui voglio parlare della Terra ed è altrettanto importante, è la forma cosiddetta topografica della Terra. Questa è più familiare perché la vediamo con i nostri occhi nelle lunghezze d'onda visibili. È la curva numero 4 nel grafico. Bene, il moto dei satelliti in orbita, che sono in caduta libera, soggetti a poche perturbazioni, rappresentano una misura diretta del geoide. Al tempo stesso, i sensori, possiamo equipaggiare i satelliti con sensori che operano su lunghezze d'onda elettromagnetiche per cui l'atmosfera è trasparente, quindi che possono arrivare al satellite. Grazie a queste onde elettromagnetiche possiamo misurare la topografia e questo lo possiamo fare sia in modo attivo che in modo passivo. Guardiamo nella grafica, per esempio, il moto di un satellite che è sensibile al geoide o, per esempio, un satellite equipaggiato con sensori elettromagnetici che riesce a osservare la topografia. Bene, un sensore attivo emette l'onda e poi riceve il ritorno. Un sensore passivo, invece, riceve l'onda che è riflessa dal terreno che originariamente proviene dal Sole. E questo i sensori lo possono fare su una banda larga, a centinaia di lunghezze d'onda dello spettro luminoso, cosiddetta osservazione iperspettrale. Di altrettanta importanza è l'interazione tra il Sole e la Terra. L'interazione tra l'eliosfera, che è la regione dello spazio influenzata dal Sole, attraverso il vento solare, e la magnetosfera, che è la regione dello spazio influenzata dal campo magnetico terrestre, le vedete qua in rosso e in blu. Quest'ultima, la magnetosfera, ci protegge dal vento solare fatto di plasma e la sua forma è proprio determinata attraverso un'onda d'urto dall'interazione col vento solare. Notate lo schiacciamento qua nella parte diurna della Terra e l'allungamento nella parte notturna della Terra. L'attività solare influenza il cosiddetto clima spaziale, non parliamo più del clima, solo del clima terrestre, ma del clima spaziale, che influenza gli strati più elevati dell'atmosfera. Occasionalmente sperimentiamo tempeste geomagnetiche difficilissime da prevedere, che possono interrompere le comunicazioni, l'equipaggiamento di navigazione, perfino causare blackouts di scala globale. Sono eventi estremi molto pericolosi per una società che, come sappiamo, è basata sulla tecnologia. Bene, i satelliti possono monitorare il clima spaziale proprio tramite misure dirette del plasma di cui il vento solare è fatto. In conclusione del perché dallo spazio, la prima sezione della mia presentazione, voglio aggiungere, oltre alla visione globale dinamica ad alta risoluzione, con accesso a nuovi segnali, che le tecnologie spaziali forniscono un'osservazione remota, quindi non invasiva. Qui mostro due esempi veloci di accesso non invasivo. A sinistra un radar in orbita può fornire misure indirette di acquiferi sotterranei di acqua dolce che tradizionalmente sono fatte bucando il terreno tramite pozzi in modo locale. Considerate che in California il 60% dell'acqua potabile viene da sottoterra durante un anno di siccità, quando l'acqua di superficie scarseggia. E quindi un sondaggio globale di trovare gli acquiferi è molto importante su scala globale. A destra
vedete come satelliti, qui è uno sciame di satelliti equipaggiato con sensori di plasma e magnetometri, possono fornire un sistema d'allerta in tempo reale di tempeste geomagnetiche. Questo è simile a quello che farebbe una boa vicino alla costa come sistema di allerta di uragani. Bene, dopo il perché, come osserviamo dallo spazio? Riusciamo a farlo attraverso una combinazione ottima delle leggi dell'astrodinamica e della fenomenologia sensoriale. Partiamo dall'astrodinamica, che studia il moto dei corpi nello spazio soggetti a forze gravitazionali e non gravitazionali. Ora, la maggior parte delle missioni spaziali parte dal problema cosiddetto dei due corpi per il progetto semplificato dell'orbita. Qui vedete i due corpi, la Terra e la Luna, soggetti solo a una mutua attrazione gravitazionale che è espressa dalle frecce. Due corpi seguono traiettorie che rappresentano le sezioni di un cono, come mostrato a destra. Il fuoco della sezione conica è occupato dal baricentro dei due corpi. Nel caso della Terra e della Luna, il baricentro è qualche chilometro sotto la superficie terrestre. I corpi si muovono su traiettorie quasi circolari. Tra l'altro è proprio questo fenomeno di oscillazione, immagina che invece della Terra, la stella, il pianeta, questo fenomeno di oscillazione della stella permette di identificare indirettamente pianeti che orbitano intorno alla stessa, è così che abbiamo trovato migliaia di pianeti al di fuori del Sistema Solare. Bene, le traiettorie possibili si distinguono per il loro contenuto energetico, quanto sono vicine al corpo di attrazione, o equivalentemente al semiasse maggiore della conica. Possono essere chiuse come il cerchio e l'ellisse, queste sono usate per orbite planetarie, per osservare la Terra, oppure possono essere aperte, come la parabola e l'iperbola, per viaggi interplanetari, per uscire dal problema dei due corpi. Bene, quando uno dei due corpi è di massa molto più piccola rispetto all'altro, il problema diventa un problema ristretto dei due corpi. Il baricentro diventa il centro di massa del corpo più massiccio, la Terra in questo caso, dei satelliti artificiali. L'orbita può essere descritta univocamente da 6 parametri. Sono tutti costanti nel problema dei due corpi, tranne uno che identifica dove il satellite si trova sull'orbita. E l'orbita vive su un piano che è fisso nel sistema di riferimento inerziale. Perché dico questo? Perché questi parametri orbitali determinano le dimensioni, la forma, l'orientazione dell'orbita nello spazio e ci permettono di classificare le famiglie delle orbite più comuni usate per l'osservazione della Terra. Partiamo dall'orbita geosincrona e geostazionaria, che vedete illustrata qui. Nell'orbita geosincrona il periodo orbitale è uguale al giorno siderale, cioè il moto del satellite intorno alla Terra è proprio sincronizzato uno a uno con il moto della Terra attorno al proprio asse. Geostazionaria è quando il piano orbitale risiede nel piano equatoriale, così che la traccia del satellite a Terra sta e sull'equatore è sempre alla stessa posizione. Diciamo che l'inclinazione dell'orbita è di 0 gradi. Bene, quest'orbita è usata non solo per comunicazione globale, per TV commerciale via satellite, ma è tra le più usate per i satelliti che supportano le previsioni meteorologiche, che monitorano le formazioni nuvolose su larga scala. Le utilizziamo praticamente tutti i giorni. Siamo qui a 35.800 km dalla superficie terrestre e voliamo a 3 km al secondo. Andiamo più vicino però alla Terra per trovare l'orbita che è la più comune in assoluto per l'osservazione della Terra ad alta risoluzione. È l'orbita cosiddetta bassa eliosincrona. Il semiasse maggiore, o il periodo dell'orbita, è scelto in modo da essere sincronizzato con la rotazione della Terra attorno al proprio asse di rotazione, così da ripetere identicamente la traccia Terra. Questo significa che il giorno siderale è un multiplo intero del periodo orbitale. Bene, il satellite è più vicino alla Terra, è soggetto a più forza di gravità, cade più velocemente. Parliamo di velocità di 7,5 km al secondo, con un'altitudine dai 500 ai 1500 km. L'inclinazione, badate bene,
è scelta così da ottenere un effetto di precessione del piano orbitale. Cioè, nel problema dei due corpi, il piano orbitale sarebbe fisso nel sistema inerziale, ma riusciamo a sfruttare le perturbazioni della gravità dalla Terra per ottenere una rotazione del piano orbitale che mantiene un angolo fisso con il Sole. Qui illustro un'orbita eliosincrona con una normale, la perpendicolare al piano orbitale, che punta al Sole durante tutto l'anno. Vado avanti e indietro per vedere, guardate il piano orbitale come ruota, così da fare osservazioni della Terra degli stessi posti, sempre sotto le stesse condizioni di illuminazione del suolo e le stesse condizioni termiche a bordo. Estremamente utile. Ci sono altre famiglie di orbite, da quella media semisincrona di periodo di 12 ore, che è usata dai satelliti di navigazione, GPS Galileo per esempio, ma andiamo più lontani. L'ultima famiglia di orbite che voglio presentare del problema dei due corpi, che è molto comune, è dell'orbita Molnaya. Molnaya è un termine russo che significa fulmine. È un'orbita semisincrona con un periodo di 12 ore che fu inventata o scoperta, come volete, dai russi. È altamente eccentrica. E in questo modo il satellite passa la maggior parte del tempo all'apogeo, che è il punto più lontano dalla Terra. Quindi la maggior parte del tempo il satellite è lì che, come se fluttuasse a latitudini molto elevate. L'inclinazione dell'orbita è scelta di 63 gradi, in modo tale che le perturbazioni gravitazionali terrestri non la disturbano, quindi rimane sempre fissa. È considerata quest'orbita l'equivalente dell'orbita geostazionaria, però per zone difficilmente osservabili dall'equatore, le latitudini più elevate, vicine ai poli. Questo è importante per paesi come il Canada, come la Russia, che hanno una grande estensione a latitudini molto elevate. Esistono altre famiglie di orbite che usiamo per osservazione della Terra, e queste sono ancora più lontane. Se ci allontaniamo ancora di più dalla Terra, l'approssimazione del problema dei due corpi diventa troppo grossolana e dobbiamo introdurre il terzo corpo. Il problema matematico di mutua attrazione gravitazionale fra tre corpi è estremamente complicato. Non abbiamo una soluzione analitica, come nel caso del problema dei due corpi. Anzi, è un sistema che nel caso più generale è considerato caotico. Però siamo fortunati, perché come nel caso dei due corpi che abbiamo visto, il caso ristretto dei due corpi, quando la massa del satellite artificiale è molto più piccola rispetto alle masse degli altri due corpi, per esempio del Sole e della Terra, e quando i due corpi massicci sono in orbite quasi circolari, riusciamo a trovare soluzioni analitiche. Questo è quello che che riuscì a fare Lagrange 200 anni fa. Lagrange riuscì a trovare dei punti di equilibrio gravitazionale, li vedete qua segnati come L1 fino a L5. Sono punti dove le forze di attrazione gravitazionale si equilibrano. E attorno a questi punti troviamo orbite esotiche, per così dire, orbite halo, così chiamate, come questa che mostro del satellite Discover della NOAA. Ricordate il video che ho mostrato in precedenza? Bene, il satellite Discover continua a ruotare intorno al punto L1 di Lagrange e tutto il sistema ruota insieme al moto della Terra attorno al Sole. E quindi questo satellite continua a guardare la Terra col Sole alle spalle, sempre sotto le stesse condizioni di illuminazione, mentre la Terra gira intorno al proprio asse. E questo permette l'osservazione dinamica globale che ho mostrato in precedenza. Chiudo il capitolo dell'astrodinamica per aprire quello della fenomenologia sensoriale. Vanno combinate le due per un'osservazione ottima della Terra. Fenomenologia sensoriale che consiste nello sfruttamento dei campi elettromagnetici gravitazionali. Dal punto di vista elettromagnetico possiamo solo osservare alle lunghezze d'onda, come dicevo in precedenza, che non vengono assorbite dall'atmosfera. Infatti è questo il motivo perché mettiamo i telescopi nello spazio,
per riuscire a vedere le onde elettromagnetiche che vengono dall'universo, che vengono assorbite dall'atmosfera. L'atmosfera purtroppo ci rende ciechi, blocca la maggior parte delle lunghezze d'onda. Abbiamo lo stesso problema quando abbiamo un satellite nello spazio che guarda la Terra, perché c'è l'atmosfera come medium tra il satellite e la Terra. Quindi possiamo solo osservare la Terra nelle bande che sono segnate qui sulla slide in rosso. La banda cosiddetta visibile, bassa lunghezza d'onda dell'ordine dei nanometri, dei micron, e la banda radio con lunghezza d'onda dai centimetri ai metri. È questo che fanno sensori ottici e sensori radar. Questo ci porta a distinguere due tipologie di sensori che utilizziamo per l'osservazione della Terra. Quelli passivi, come lo spettrometro e il radiometro, e quelli attivi, come il radar e il LIDAR. I passivi, come vedete dalla grafica, sono sensibili alle onde emesse dal Sole e riflesse dalla Terra. Gli attivi invece generano le onde che vengono poi riflesse e ricevute indietro dal satellite. Le due tecnologie sono complementari, la scelta dipende da molteplici fattori, inclusa anche l'astrodinamica. E qui mostro con una grafica semplificata i vantaggi di ognuno delle due tecniche. A sinistra vedete, allora al centro vedete un'immagine tipica da un sensore passivo e da un sensore attivo che sono sovrapposti. A sinistra vedete quali sono i vantaggi dei sensori passivi. Elevata interpretabilità dell'immagine, perché otteniamo un'immagine simile a quella che ottiene l'occhio umano. Risoluzione tipicamente più elevata, perché lavorano a lunghezze d'onda più piccole. Sensibilità alla composizione chimica della scena. E ridotta potenza elettrica richiesta dallo strumento. A destra invece vedete i vantaggi dei sensori attivi. I sensori attivi non sono influenzati dalle condizioni atmosferiche, non sono influenzati dalle condizioni di illuminazione. Quindi possono essere usati giorno, notte, quando ci sono le nuvole, uragani, possono vedere. Hanno un'alta sensibilità alla ruvidezza del terreno, all'umidità, ai movimenti, alla distanza dalla scena. Hanno capacità penetranti, perché usano grandi lunghezze d'onda. L'altro mondo della fenomenologia sensoriale è rappresentato dal campo gravitazionale e da come influenza il moto dei corpi attorno ad esso. Il modello più usato per corpi non troppo irregolari come i pianeti è una serie di cosiddette armoniche sferiche che descrivono i modi di variazione della sfera in tutte le possibili combinazioni. Quindi la combinazione di queste armoniche è capace di produrre una superficie di complessità arbitraria, continua, come è il geoide o la distribuzione di massa della Terra, che vedete qua visualizzata. Questa è stata ottenuta da una missione della quale parlerò a breve. Ora, il geoide detta come un satellite o un corpo si muove nello spazio attraverso il campo gravitazionale. Quindi, se riusciamo a usare dei sensori di moto del satellite, siamo in grado di ricostruire il campo gravitazionale. Ovviamente c'è un problema, cioè il moto non è solo pilotato dal campo gravitazionale, ma anche da forze non gravitazionali, delle quali ce ne dobbiamo liberare. Come facciamo? Questo distingue due tipologie di sensori del geoide. Qui sono illustrate in modo abbastanza semplificato. A sinistra vedete il caso in cui il satellite rimuove le perturbazioni tramite il controllo dell'orbita. Poi c'è una prova, una massa di prova all'interno del satellite, e il satellite controlla il suo moto in modo che la massa di prova rimanga sempre allo stesso punto. Siccome la massa di prova non è soggetta alle forze non gravitazionali, il satellite, di conseguenza,
segue un moto che è solo pilotato dalle forze gravitazionali e quindi se lo possiamo misurare siamo in grado di stimare il geoide. A destra vedete invece l'altro esempio, dove invece non andiamo a controllare il satellite, ma andiamo a misurare precisamente le accelerazioni tramite accelerometri di precisione che sono causate dalle forze non gravitazionali. Prima di arrivare al cuore della presentazione, dove mostrerò risultati incredibili di missioni che usano queste tecnologie, voglio creare una parentesi sui limiti fondamentali delle tecnologie spaziali, per farvi capire dove, qual è la direzione dello sviluppo tecnologico per l'osservazione della Terra. In particolare, se combiniamo i principi primi che ho mostrato dell'astrodinamica e della fenomenologia sensoriale, arriviamo a tre limitazioni fondamentali delle tecnologie spaziali tradizionali. La risoluzione, l'intensità del segnale, la copertura della scena e la vita orbitale. Ora, la risoluzione è dettata dal limite di diffrazione di Abbe, è proporzionale al rapporto fra il diametro dell'apertura fisica che raccoglie i fotoni dello strumento al denominatore, quindi inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda alla quale lo strumento è sensibile. Come esempio vi mostro lo James Webb Space Telescope, che è il più grande telescopio spaziale mai costruito dall'uomo, in orbita dal dicembre del 2021. Ha un diametro di 6,5 metri e lavora nell'infrarosso su lunghezze d'onda dei 3 micron. Se fate il rapporto ottenete 0,1 secondi d'arco, dove il secondo d'arco è il grado diviso 3600, per darvi un'idea di quell'errore di risoluzione fatto dal più grande telescopio spaziale costruito dall'uomo. Ora capite i limiti, stiamo parlando di strutture immense, di costi esorbitanti, non riusciamo a lanciare nello spazio oltre un certo limite. Come superiamo questo collo di bottiglia? Bene, prima di arrivare alla soluzione, guardiamo all'intensità del segnale e la copertura della scena. Queste vanno come l'area della superficie della sfera. L'intensità del campo elettromagnetico è inversamente proporzionale, come anche quello gravitazionale, è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Quindi, se vogliamo un'intensità del segnale maggiore, dobbiamo andare più vicino. Ma se vogliamo il dettaglio a livello globale, allora dobbiamo aumentare il numero di satelliti per cercare di avere una visione completa. Questo ci porta come esempio ai satelliti in orbita geostazionaria, ne bastano 3 per osservare globalmente la Terra in modo istantaneo, fino ad arrivare a satelliti in orbita bassa, dei quali ne abbiamo bisogno di centinaia e migliaia per avere una immagine istantanea globale ad alta risoluzione della Terra. Finalmente la vita della missione. Questa è regolata dall'equazione del razzo perfetto, l'equazione di Tsiolkovsky, un altro scienziato russo. La durata di una missione spaziale, può essere un satellite o un razzo, è direttamente proporzionale al rapporto fra la massa di propellente imbarcata e al denominatore la massa di tutto il resto. Qui vedete il razzo Starship in costruzione da SpaceX, che è il più grande razzo mai costruito dall'uomo, bene, per andare su Marte, è fatto del 95% della sua massa, è fatto di propellente. Ok, come superiamo questi limiti? E dobbiamo incrementare in modo virtuale questi parametri che qua sto sottolineando, l'apertura, il numero di satelliti, e il rapporto tra massa di propellente e massa del resto. Questo ci porta ai sistemi spaziali distribuiti e il campo della mia ricerca. Con i sistemi spaziali distribuiti, quello che facciamo è di utilizzare più satelliti in unisono, in collaborazione, per superare i limiti del satellite singolo. Li possiamo classificare sull'asse X, guardando la distanza fra i singoli satelliti che costituiscono il sistema spaziale distribuito, e sull'asse Y,
l'accuratezza di navigazione, quanto bene dobbiamo conoscere la posizione e velocità di questi satelliti in modo da raggiungere gli obiettivi di missione. Le missioni di rendezvous e docking e di logistica spaziale puntano a incrementare il rapporto massa propellente e massa terrestre. In questo caso i satelliti si incontrano e come se fossero una stazione di benzina, c'è uno scambio di propellente così da aumentare il numeratore. Oppure un satellite può rilasciare una parte di se stesso, una parte della massa, per diminuire il denominatore, così da aumentare il rapporto e allungare la vita della missione. All'estremo opposto le costellazioni oggi chiamate mega costellazioni, che puntano a incrementare il numero dei satelliti per una copertura globale istantanea, fino ad arrivare in mezzo a configurazioni più esotiche, sono il volo in formazione di satelliti e gli sciami di satelliti, che puntano ad incrementare l'apertura in modo sintetico e segmentato, senza una connessione fisica. Ed è proprio qui che voglio il cuore di questa presentazione, per mostrarvi due esempi di missioni di volo e di informazione che hanno rivoluzionato come studiamo la Terra e sulle quali ho lavorato per parecchi anni, a partire dalla mia laurea e poi col dottorato di ricerca. Partiamo dalla missione GRACE. Non tutti la conoscono, vale la pena dire cosa significa GRACE. L'acronimo sta per Gravity Recovery and Climate Experiment. È una collaborazione fra la NASA e l'Agenzia Spaziale Tedesca, che fu lanciata nel marzo del 2002. E poi decommissionata nell'ottobre del 2017. Consiste di due satelliti, come vedete, pressoché identici, in orbita polare, con un'altitudine iniziale di quasi 500 km. La formazione cade liberamente, soggetta alla densità atmosferica, ma è controllato il moto relativo tra i due satelliti da Terra, per mantenere una separazione fra i satelliti di 250 più o meno 50 km durante la vita totale della missione. Questa distanza D rappresenta l'apertura sintetica di cui parlavo. Non è limitata dalle dimensioni fisiche del singolo satellite, ma dipende dal moto relativo fra due sonde che sono separate tramite controllo. Questa formazione è sensibile al campo gravitazionale prodotto dalla distribuzione di massa sottostante. L'obiettivo di GRACE è stato infatti di produrre il geoide terrestre più accurato esistente oggigiorno e stimare la variazione nel tempo di questo campo gravitazionale. Il principio di funzionamento è illustrato a destra. Misuriamo con accuratezza del micron la distanza fra i satelliti usando un radar a bordo. Questa rappresenta le forze totali che agiscono sui satelliti. E misuriamo accuratamente le forze non gravitazionali tramite accelerometri a bordo. Se sottraiamo, quindi riusciamo a estrarre le forze gravitazionali che vanno a influenzare il moto relativo. Il moto relativo si comporta come una molla elastica. Vedete questa rappresentazione qui? Vado avanti e indietro per far vedere come la formazione è sensibile, per esempio, a una distribuzione di massa sottostante tramite la loro distanza. Bene, fate questo per anni in orbita bassa attorno alla Terra a tutte le latitudini. Ottenete il geoide terrestre prodotto da GRACE ogni mese e la sua variabilità nel tempo. I risultati sono impressionanti perché hanno inequivocabilmente quantificato il trend di scioglimento dei ghiacci globale del pianeta col relativo innalzamento del livello del mare. Qui vedete un estratto molto base dei risultati di volo. A sinistra vedete il geoide statico numero 5. Le armoniche qui di cui vi parlavo sono fino all'ordine del grado 360. È prodotto ogni mese dai dati di missione con una risoluzione in milligauss,
un Gale, un Galileo, sono un centimetro al secondo quadrato. Proprio un'accuratezza del micron. Vedete qua le anomalie del geoide rispetto all'ellissoide di riferimento usato dallo standard GPS, che vanno dai meno 50 ai più 50 milligauss. A destra, cosa succede se andiamo a studiare nel tempo la variazione del campo gravitazionale terrestre? Bene, misuriamo direttamente la perdita di ghiaccio di lungo termine con una risoluzione di un mese dalla missione GRACE. Osservate lo spostamento verso il rosso in questo grafico, con riduzioni fino a 20 centimetri all'anno di ghiaccio ai bordi di aree come Groenlandia e Antartide. Potete immaginare l'importanza di questi risultati per lo studio del clima della Terra. La seconda missione di cui voglio parlare è altrettanto importante, la missione Tandem X. Sta per TerraSAR-X Add-on for Digital Elevation Modeling. È una missione dell'Agenzia Spaziale Tedesca che risulta da una collaborazione pubblica-privata, governo-industria, fu lanciata nel giugno del 2010 ed è tuttora operazionale dopo 12 anni. Consiste in due satelliti pressoché identici, come vedete qui in questo grafico, in orbita polare eliosincrona, con un'altitudine media di 514 km. In questo caso l'orbita viene continuamente controllata e mantenuta a quell'altitudine. La formazione è controllata sia da terra che autonomamente a bordo con un software che io ho sviluppato per acquisire e mantenere le varie geometrie della formazione, con una separazione minima che arriva fino a 300 metri tra i satelliti durante la missione. Ora, questa separazione D è la nostra apertura, che rende la formazione molto sensibile alle variazioni di topografia, particolarmente l'elevazione del terreno tramite tecniche di interferometria radar, che in modo molto semplice uno può pensare come una visione stereoscopica. Bene, l'obiettivo di Tandem X è stato di produrre il modello di elevazione digitale terrestre più accurato esistente. L'obiettivo secondario è stato di dimostrare la capacità di misurare accuratamente i campi di velocità dei corpi a terra, quali iceberg e navi, per esempio. Il principio di funzionamento è illustrato qua a destra, in poche parole. Misuriamo la posizione relativa tra i due satelliti con un'accuratezza del millimetro. Questo è un occhio distribuito. Poi separiamo i satelliti sia lungo l'orbita, la traccia dell'orbita, che perpendicolare alla traiettoria. Prendiamo immagini della stessa scena tramite il radar e paragoniamo queste immagini in modo da derivare l'elevazione del terreno e la velocità degli oggetti a terra. I risultati di Tandem X sono altrettanto impressionanti di quelli di GRACE. Qui vedete un estratto molto base, partendo a sinistra dalla specifica, per darvi un'idea di cosa significa un modello di elevazione digitale. Il modello di elevazione creato da Tandem X è HRTI3. Non esisteva questo standard prima della missione, è il più accurato esistente, fornisce un errore assoluto nell'elevazione della superficie più piccolo di 10 metri, globale, di tutta la Terra, con una risoluzione di 12 metri. Quindi immaginate celle separate da 12 metri, bene, noi sappiamo l'elevazione di qualsiasi punto della Terra con un'accuratezza di 10 metri al massimo. Bene, qui vedete al centro la prima acquisizione del modello digitale da parte della missione Tandem X in un volo del 2010. Mostra il monte Etna. Ho scelto questa da tutta una libreria del pianeta proprio per la presentazione in italiano. È il monte Etna in tre dimensioni, in 3D, che è stato generato quando i satelliti erano a una distanza qui di 350 metri l'uno dall'altro. A destra vedete invece un paragone
con quello che era possibile fare prima di TandemX, con la missione della NASA chiamata SRTM, Shuttle Radar Topography Mission, che aveva le due antenne radar separate tramite un braccio robotico che si estendeva dallo shuttle. Quindi l'apertura D era limitata dalla lunghezza del braccio robotico, di pochi metri, quando invece TandemX può arrivare a 350 metri e passa tramite il volo in formazione di satelliti e di conseguenza genera un'accuratezza molto maggiore nell'elevazione del, nella stima dell'elevazione del terreno. Bene, un altro modo per superare i limiti odierni è attraverso costellazioni, per ottenere una copertura globale in tempo reale. E qui voglio mostrare un esempio che, al quale sono molto vicino anche emozionalmente, perché viene da un mio ex studente del mio laboratorio a Stanford, che ha fondato e dirige la startup spaziale Capella Space. Questa rappresenta al momento l'unica costellazione commerciale di piccoli satelliti equipaggiata con radar ad apertura sintetica. Grazie al radar ad apertura sintetica è possibile ottenere immagini ad alta risoluzione, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione e dalle condizioni atmosferiche. Immaginate l'importanza durante eventi estremi, durante uragani. Considerate che metà della Terra è al buio, ad ogni istante metà della Terra è al buio, e la parte che è illuminata dal Sole è per, statisticamente per metà è coperta da nuvole. Quindi è molto limitato l'utilizzo di sensori ottici. E questo è quello che ci può fornire un radar. Per avere però una visione globale, in tempo reale, servono tanti satelliti, che quindi vanno miniaturizzati per abbassare i costi. E qui col suo team, il mio studente è riuscito a ridurre le dimensioni di un satellite come TerraSat-X, ho mostrato i risultati di TandemX prima, che usava lo stesso satellite, di 10 volte e la massa di 30 volte. Stiamo parlando di un satellite che è lungo mezzo metro, quindi che costa 5 milioni di dollari, paragonato a 200 milioni di dollari di un satellite radar tradizionale. Questo permette lo sviluppo di una costellazione di decine di satelliti. E qui vedete il satellite che dopo essere rilasciato dal lanciatore sviluppa una struttura che è l'antenna, che deve essere ovviamente molto grande, grande quanto il satellite radar tradizionale, perché ci serve la D, il diametro per la risoluzione. Bene, il risultato è una costellazione radar di 36 satelliti su 12 piani orbitali sfasati all'equatore, che vedete qui. I tempi di rivisita di luoghi sulla Terra sono illustrati a sinistra. Vedete questa barra verticale colorata? Va da 0 a 1 ora. Bene, al peggio possiamo rivedere lo stesso posto sulla, sulla Terra entro 1 ora, grazie a questa costellazione, in qualsiasi tempo atmosferico, giorno e notte. Indubbiamente queste tecnologie ci stanno portando al cosiddetto gemello digitale della Terra. Un modello che ci aiuterà a visualizzare, a monitorare, a prevedere l'attività naturale e umana. Un modello che sarà in grado di monitorare la salute del pianeta, fare simulazioni che includano tutta l'interconnessione del comportamento umano per supportare uno sviluppo sostenibile. Ma c'è un grosso problema però. Purtroppo la proliferazione e la commercializzazione dello spazio ha aperto un'altra sfida di sostenibilità. È veramente un paradosso, per così dire, come se il cerchio si chiudesse. Ricordate le orbite più comuni utilizzate? Vi avevo fatto vedere i grafici in precedenza. Bene, il loro utilizzo ha portato a milioni di oggetti nello spazio vicino alla Terra. Notiamo qua due anelli, anzi tre anelli. Quello dell'orbita geostazionaria, poi vediamo l'orbita bassa qua, vicino alla Terra, e quello dell'orbita Molnaya. Bene, impressionante. Questa è una visualizzazione grafica dove ogni oggetto è un puntino colorato. Certamente non in scala, ma è giusto per dare un senso della densità della popolazione spaziale. Bene, c'è un rischio. C'è il rischio che la sindrome di Kessler
diventi realtà. La sindrome di Kessler fu proposta da uno scienziato della NASA, Donald Kessler, nel 1978. È uno scenario dove la densità degli oggetti in orbita dovuta all'inquinamento spaziale è così grande da provocare collisioni a cascata che si autoalimentano esponenzialmente fino a rendere lo spazio vicino alla Terra non più utilizzabile. Diamo dei numeri. Le Nazioni Unite hanno pubblicato un documento, è una grafica molto completa, nel 2020. Su questo argomento parliamo di quasi 3.000 satelliti operazionali accompagnati da milioni di detriti, se consideriamo i frammenti più piccoli di un centimetro di dimensione. Il problema è che anche i più piccoli oggetti, anche un pezzo di vernice che viaggia a chilometri al secondo, diventa una bomba da orologeria che può penetrare qualsiasi superficie. Notate qua nella grafica che riusciamo ad osservare da Terra solo 26.000 oggetti. Sono quelli più grandi di 10 centimetri. Mentre invece quelli più piccoli al centimetro sono, diciamo, stimati da modelli statistici. Guardate a destra il numero di oggetti nello spazio come una funzione del tempo dal 1960 fino ad arrivare ai giorni nostri, più o meno. Sono classificati per tipologia con diversi colori. Ma guardate questi salti qui, nel 2007 e nel 2009. Qui si parla di migliaia di detriti in più nello spazio, dovuti a eventi singoli. Queste furono due collisioni. La prima, la più traumatica, dovuta a un test antisatellite fatto dalla Cina nel 2007. In orbita bassa ha messo addirittura a rischio la Stazione Spaziale Internazionale. Ma voglio lasciarvi con un messaggio di ottimismo, quale sono io come ricercatore e scienziato. Lo sviluppo spaziale sostenibile è certamente possibile. L'uomo ha piani e tecnologie per garantirlo e di conseguenza lo sviluppo sostenibile a Terra. In questa grafica, sempre dalle Nazioni Unite, vedete tutti gli approcci che si stanno adottando per garantire la sostenibilità ed evitare la sindrome di Kessler. Dalla rimozione dei detriti spaziali ad un sistema di gestione del traffico spaziale simile a quello aereo, ai sistemi di anticollisione automatica, alla condivisione aperta di dati, fino alle tecnologie di logistica e di servizio orbitale. È proprio qui che vi mostro un esempio che è diventata, appena 3 anni fa, una pietra miliare nella storia spaziale. È il primo satellite della storia che ha esteso la vita e riposizionato un altro satellite. Qui vedete la foto scattata dal satellite MEV-1 del gigante aerospaziale americano Northrop Grumman. La foto è del satellite geostazionario Intelsat per TV commerciale, Intelsat 901. Fu presa nel 2019, questo poco prima che MEV-1 si è attaccato ad Intelsat per prenderne il controllo, per prolungare la sua vita di 5 anni e per poi portarlo in un'orbita tomba a 300 km sopra l'orbita geostazionaria. Decine di aziende spaziali oggigiorno, piccole, grandi, stanno lavorando allo sviluppo sostenibile dello spazio per l'osservazione della Terra tramite ricerca e sviluppo, tramite nuove tecnologie. Cioè sta agli organismi legislativi nazionali, internazionali, di tenere il passo con lo sviluppo tecnologico. È così che concludo la mia presentazione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie per la pazienza anche per vista l'ora tarda e sono lieto di rispondere alle vostre domande. Grazie. Grazie mille Simone, davvero.
presentazione chiarissima, almeno per me, e veramente bella. La sala è piena e quindi spero che ci siano domande. Prego. Sì. Volevo solo chiedere se, appunto, parlando di questi grandi numeri di satelliti che hanno la Terra, si parla di città che funzionano su tutti, c'è un ente che regola l'invio in orbita di satelliti o chiunque, cioè oggi Dubai decide di mandare un satellite in orbita per dare comanda? Hai sentito la domanda? Parzialmente, mi si chiede se esiste un ente che regola il lancio di satelliti. Questa è la domanda in poche parole. Perché ogni paese, allora, a questo punto, potrebbe avere una sua agenzia spaziale e buttare in orbita quel che gli pare. Quindi, senza una regola, vorrei capire se c'è qualcuno che regola queste. Certo. Sì, Tuna abbiamo enti che forniscono licenze. Chi lancia un satellite deve produrre una documentazione e test accurati secondo standard di non solo sicurezza, ma anche di sostenibilità della propria missione spaziale ormai. Però anche se esistono questi enti, per esempio la FAA negli Stati Uniti è molto dura, lavoro con i miei studenti per ottenere una licenza, per esempio per un piccolo satellite che stiamo sviluppando, e è molto rigoroso l'approccio, e se vengono violate le regole ci sono multe molto salate. Il problema però è che non esiste un ente mondiale, quindi è ogni nazione più o meno lasciata a se stessa. Non ci sono regole vincolanti a livello mondiale. Ci sono direttive, diciamo un codice di condotta, che questo è stato diciamo pattuito da per esempio gli Stati Uniti, dall'Agenzia Spaziale degli Stati Uniti e dall'Agenzia Spaziale Europea, sulla gestione della cosiddetta fine vita dei satelliti. Per esempio, a seconda dell'orbita, le direttive impongono che un satellite deve essere tolto, questo significa rientrare nell'atmosfera e bruciarsi, entro 20 anni dal suo lancio. Se invece è in un'orbita geostazionaria, il satellite al fine vita, prima che finisce il propellente, deve essere messo in un'orbita cosiddetta tomba, un'orbita cimitero che è a 300 km sopra l'orbita geostazionaria. Quindi ci sono direttive, c'è un codice di condotta, per avere una licenza bisogna fornire un'analisi statistica della probabilità di impatto con altri oggetti, della, diciamo, popolazione spaziale. E fino oggi l'ente, chiamiamolo standard, che ha aiutato il mondo a tenere, diciamo, d'occhio la popolazione spaziale è nelle mani del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che ha messo a disposizione del mondo un database, una banca dati, dove vengono forniti i parametri orbitali di tutti gli oggetti che sono nello spazio. E inoltre fornisce un servizio a tutti i lanciatori di satelliti nel mondo, produce messaggi dove avvisa nel caso che una collisione potrebbe avvenire, con un rischio di collisione, quali sono i parametri orbitali, per aiutare gli operatori di satellite a evitare la collisione. Questo è possibile ovviamente solo se il satellite ha un sistema propulsivo che gli permette di cambiare la sua orbita. E infatti si sta arrivando a una regola internazionale, però
sempre, sono alcune delle agenzie spaziali più grosse che collaborano, ha una direttiva perché se il satellite è al di sopra di una certa altitudine, dove l'atmosfera non può bruciarlo, se è troppo in alto, allora il satellite deve necessariamente avere un sistema propulsivo che gli permetta di ridurre il semiasse maggiore dell'orbita. Quindi stiamo lavorando sia a livello locale che a livello globale per la sostenibilità dello spazio, però raggiungere regole mondiali è difficile per qualsiasi cosa. Riusciamo a coordinarci per il traffico aereo? Sono convinto che riusciremo a coordinarci per il traffico spaziale. Domande? Buonasera. Lei è lancio di vettori spaziali è il problema della massa del propellente, perché è comunque la percentuale della massa del propellente deve essere quasi la totalità del basso per sfuggire alla tensione gravitazionale della Terra. Ma ci sono anche se non nella data, adesso ci sono degli sviluppi di metodi di lancio per cui si usa energia, diciamo, non presente sul vettore in sé, ma dalla Terra. E ora come ora non sono ancora stati sviluppati nella data. Lei pensa ci saranno possibili sviluppi e comunque che potranno servire e a risolvere anche questo limite della massa del propellente? Hai sentito? Grazie della domanda. Credo di sì. Incomincio a rispondere e vediamo se ho colto tutti i punti della domanda. Allora, si parla di tecnologie per il lancio di satelliti e di come superare i limiti attuali. Vorrei articolare la risposta in due parti. La prima parte su quello che è il trend odierno. Ci sono centinaia di aziende nel mondo che stanno sviluppando lanciatori basati su propulsori chimici per satelliti piccoli. Fino ad oggi l'approccio era lo facciamo grande il razzo, ci possiamo mettere tante cose dentro, però c'è molto spreco, i lanci sono troppo pochi, non si riesce a soddisfare la domanda. Allora cosa succede? C'è un business al momento commerciale che sta partendo nel mondo per lanciare invece i satelliti piccoli. Grazie alla miniaturizzazione e alla democratizzazione, i satelliti piccoli stanno facendo da leone nello sviluppo spaziale e quindi le aziende si specializzano verso razzi più piccoli dedicati a lanci di satelliti piccoli. Ora, questo è solo per aggiornare su quello che è un trend odierno. Al tempo stesso, però, per superare il limite dell'equazione del razzo perfetto di Tsiolkovsky, come proponeva il signore che ha fatto la domanda, si sta guardando ad un paio di metodi di lancio alternativi, ma sono estremamente, estremamente difficili da raggiungere. Il livello di sviluppo tecnologico è molto basso. L'uno, che è passato alla cronaca recentemente, è di un'altra startup californiana che praticamente usa una centrifuga e raggiunge un'accelerazione centripeta elevatissima grazie a una specie di fionda e poi a un certo punto rilascia il razzo ad una velocità elevatissima, quindi riducendo quella che deve essere la variazione di velocità necessaria per andare in orbita. Il problema è che le vibrazioni e
la la reazione nel momento in cui viene rilanciata la massa a velocità di chilometro al secondo, l'impatto sul sistema che lancia il razzo è elevatissimo ed è difficile da sostenere a livello meccanico e strutturale. Alcuni stanno anche pensando di arrivare a portare i lanciatori in alto, oppure ci sono studi sul cosiddetto ascensore spaziale, che potrebbe permettere semplicemente portando su una corda che è tesa, tipo come un ascensore, potrebbe permettere ad oggetti di arrivare molto in alto. Tutto questo non risolve il problema che bisogna raggiungere una certa velocità per essere in orbita, però almeno ci porta più vicini e rende più facile coprire quell'intervallo di velocità che ci serve per andare in orbita. Però sinceramente siamo molto lontani da tecnologie che non sono quelle del propulsore chimico che sono usate oggigiorno. Ma quelli che vengono utilizzati già sono i sistemi tipo Pegasus, per esempio, che lanciano da un aereo, quindi che si aiutano leggermente, quindi portando in quota un razzo che poi viene lasciato cadere e poi a quel punto parte già da una certa altezza. Però sono piccoli aiuti, insomma, e si riesce a lanciare solo masse relativamente piccole, insomma. Sì, esatto. Altra domanda? Io volevo sapere se la missione di satelliti stabili di Elon Musk può essere un problema per il caso di satelliti vuoi lanciare oppure no. Non ho sentito la domanda. Ripeto io, ha chiesto se i satelliti di Starlink possono costituire un problema per l'affollamento orbitale. Allora, le mega costellazioni in generale, con migliaia di satelliti, ovviamente costituiscono un problema per il traffico, ed è per questo che l'ho affrontato alla fine della mia presentazione. Starlink è sulle news perché è quella che ha più successo. È riuscita SpaceX a lanciare un numero considerevole di satelliti, stiamo raggiungendo le diverse centinaia di satelliti. La cosa onorevole è che Starlink sta usando diversi sistemi di mitigazione dell'impatto ambientale e spaziale, dall'utilizzo di orbite che sono meno affollate, all'equipaggiamento di propulsori così chiamati di low thrust, propulsori elettrici, e fino a un sistema di controllo automatico che permette una collisione, diciamo, evitare la collisione in modo semi-automatico, dico. Non posso entrare nei dettagli, alcune cose sono, informazioni sono protette, però SpaceX è la prima che è riuscita a introdurre un sistema di collisione semi-automatico a bordo dei loro satelliti. Tutto questo non risolve il problema, cioè... c'è anche il problema dell'inquinamento luminoso di questi satelliti che disturba le osservazioni astronomiche da Terra, e SpaceX ha cercato con tanta fatica di introdurre un paio di misure per ridurre la luminosità dei loro satelliti tramite uno scudo e tramite materiali dalla riflettanza molto bassa. E da vedere quanto si riesce a ridurre la luminosità di questi satelliti. Sicuramente a lungo termine sarà necessaria una coordinazione tra operatori di mega costellazioni. SpaceX è solo una, c'è il progetto Kuiper di Amazon, c'è OneWeb europeo
che semplicemente sono menzionati di meno perché hanno meno successo. Però ci arriveranno, è questione di qualche anno. Quindi questo riporta al problema della logistica spaziale e di tutte le tecnologie e l'impianto di regolamentazione che serve per garantire la sostenibilità. Lasciatemi fare un piccolo commento da astrofisico, che noi astronomi siamo fortemente preoccupati per questo problema, perché appunto già adesso noi stiamo aumentando la strumentazione da terra, dei telescopi da terra sempre più grandi, con campi di vista sempre più grandi, quindi che riescono a coprire una fascia di cielo molto grande, e praticamente a ogni osservazione c'è il photobombing di questi satelliti che rischiano di passare davanti e rovinare l'esposizione. Quindi ci sono tutti questi lavori in cui si sta cercando anche di misurare direttamente quando tutte queste misure di mitigazione funzionino, e poi servirà anche un certo coordinamento, nel senso che quando uno sa che sta per passare il satellite in quella posizione, aspetta qualche minuto prima di fare l'osservazione. Già è complicato riuscire a osservare con le condizioni meteo e altri aspetti, e la visibilità degli oggetti che vogliamo vedere, tenere conto anche di tutti i passaggi dei satelliti complica molto la vita. Io per fortuna lavoro con satelliti, quindi sto sopra, e quindi la mia scienza non viene influenzata, ma quella dei miei colleghi che usano telescopi da terra invece hanno grande preoccupazione. Abbiamo tempo ancora per una domanda, direi, perché sono quasi le 10:30. Sì. Chiedo scusate, probabilmente una domanda in questo caso. Per tutti questi eventi di cui si è parlato, si pensa, c'è in programma di fare qualcosa in modo da impedire in qualche modo, le orbite di satelliti invece in atto e in attività? Sì, hai sentito? Non bene, ho sentito. Cosa si pensa di fare per ripulire le orbite dai detriti spaziali? Sì, sì, sì. Se c'è sì, sì. Idea, sì, sì. Allora, riuscite a vedere questa slide? Sì, le scritte non si leggono benissimo, ma... Ok. Allora, questo è uno studio molto completo delle Nazioni Unite che fa vedere, prima di tutto... In questa prima banda qui, quali sono i trend che pongono sfide alla sostenibilità di lungo termine? C'è l'aumento dei detriti spaziali, c'è l'aumento del traffico spaziale, quindi i detriti sono quelli che non vogliamo, il traffico spaziale sono i satelliti di cui abbiamo bisogno. Abbiamo un aumento crescente di attori nel settore spaziale, ogni nazione lancia i suoi satelliti ormai, abbiamo le mega costellazioni e la complessità delle operazioni spaziali. Bene, questi possiamo identificare quali sono i problemi e poi andiamo a guardare le soluzioni. Approcci per garantire la sostenibilità di lungo termine. Allora, abbiamo la rimozione dei detriti dall'orbita. Ci sono diverse startup con le quali collaboro che stanno sviluppando la tecnologia per raccogliere un pezzo di detrito e poi rientrare a terra e bruciare nell'atmosfera. Questa tecnologia siamo quasi pronti a utilizzarla. Il problema è non è più tecnologico, ma è finanziario. Chi paga per per questi operatori? Ricerca e sviluppo e il cosiddetto management del traffico spaziale, simile al traffico aereo, come gestiamo a livello globale il traffico spaziale? Questo richiede una coordinazione e strumenti
condivisi a livello di umanità, la popolazione umana. Abbiamo sistemi di collisione automatica. Non è la cosa, diciamo, più grave, non è tanto che c'è un bottone o una penna lasciata da un astronauta o un pezzo di vernice che vola nello spazio, ma è più che altro il problema è sapere dov'è per evitare la collisione. Se poi è in un'orbita abbastanza bassa, naturalmente rientrerà e la natura se ne prenderà cura. Quindi servono sistemi di collisione automatica a bordo e serve condividere quei dati. Serve che tutti gli attori spaziali condividano dati sui loro radar e i loro telescopi che in italiano non so qual è il termine per treccare, treccano, fanno tracking degli oggetti spaziali. Bisogna imporre visione a linee guida sulla condotta nelle operazioni spaziali e, esempio incredibile che vi ho mostrato, per la prima volta abbiamo dimostrato la capacità di fare il cosiddetto in-orbit servicing. Queste sono tutte le tecnologie che permettono a un satellite di prolungare la vita di un altro satellite o di aggiustare un altro satellite. Immagina che un satellite va in una situazione di emergenza e incomincia a ruotare e a essere fuori controllo. Bene, stiamo sviluppando le tecnologie per avere un operatore, un altro satellite che possa andare, rimuovere la velocità angolare, riparare il satellite. E la prima volta che questo è avvenuto è stato nel 2019. Per darvi un'idea, ci sono 300 satelliti in orbita geostazionaria, ognuno di questi, quelli che ci portano la TV satellitare, ognuno di questi vive 10 anni e costa fino a 300 milioni di dollari. Ora, se quando si sta avvicinando la fine della vita del satellite perché non c'è più propellente, se riusciamo ad attaccarci e a prolungare di 5 anni la loro vita, immediatamente stiamo aumentando la sostenibilità di tutto il sistema. Possiamo riutilizzare gli stessi satelliti invece di mandarne altri. E questa è la tecnologia di in-orbit servicing. Poi qui si sottolinea una cosa che oggigiorno è ovviamente in crisi, la cooperazione internazionale, e finalmente registrare. Addirittura c'è un problema che diversi attori non registrano i loro lanci con le Nazioni Unite e quindi si fa affidamento, come dicevo, al Dipartimento della Difesa americano che per tutti si mette a fare il tracking di tutti gli oggetti spaziali anche se non viene comunicato a loro che ne è stato lanciato uno, sia per mancanza di disciplina, sia perché i lanci sono segreti, sono satelliti spia, eccetera. Quindi spero di aver dato una visione globale di quello che è uno il problema e di tutto quello che si identifica come problema e due la soluzione di tutte le tecnologie che si stanno sviluppando per garantire la sostenibilità di lungo termine. Grazie mille, direi che è scaduta l'ora e mezza, che è più o meno il periodo di un'orbita bassa, quindi direi che è la durata giusta per una conferenza di questo tipo e quindi direi di ringraziare ancora tantissimo il professor D'Amico, facciamo un applauso. Grazie. Grazie tanto. Grazie mille, in bocca al lupo per tutte le attività in corso perché abbiamo bisogno di questa tecnologia. C'è tanto da fare. Sì. Certo. Grazie e buona serata a tutti. Grazie e buona giornata. Ciao.